inizio settimana e ben trovati su Extra Time, il tradizionale appuntamento sportivo del calcio di Serie D. Non è arrivata la tanto attesa vittoria in casa Licata con i gialloblu che per la seconda domenica devono rimandare l'appuntamento con i tre punti ad Agropoli. Si è vista una squadra che ha giocato, lottato su ogni pallone e ha perso con il risultato rocambolesco di 4-3. Tante le polemiche prima, dopo e durante la gara, un 4-3 che lascia la mare in bocca, ma un Licata che dimostra di essere vivo e che può giocarsela con tutti in questo difficile campionato di Serie D. Vediamo dunque i risultati del secondo turno del campionato di Serie D, girone I: Acireale Nuova Cosenza 0-1, Agropoli Licata 4-3, Città di Messina Stambiase 2-1, Comprensorio Montalto Jebilson 1-1, Comprensorio Normanno Vibonese 1-1, Nissa Ragusa giocata sul campo neutro di Licata Aldino Liotta 1-1, Messina Battenotto 2-1, Ribera Cavese 1-1, Savoia Palazzolo 3-1. Tanti pareggi in questa seconda giornata di campionato, conferma che almeno in questa prima fase si tratta di un torneo molto molto equilibrato. La classifica dopo due turni vede il Messina, il Savoia e l'Agropoli a quota 6 punti a punteggio pieno, Comprensorio Normanno e Jebilson 4 punti assieme alla Nuova Cosenza, Stambiase, Città di Messina 3 punti, Comprensorio Montalto, Nissa, Vibonese 2 punti e poi in fondo Licata, Noto, Ribera, Cavese e Ragusa con un punto chiudono la classifica, il Palazzolo e l'Acireale a 0 punti. Andiamo a vedere i gol e le emozioni di Agropoli Licata in questo servizio. Con un rocambolesco 4-3 l'Agropoli batte il Licata e vince nel suo esordio casalingo in Serie D dopo 15 anni. Nell'undici iniziale mister Nastri sceglie Sosero e Montano al posto di Manfredini e dell'infortunato Lombardi. Le scelte vengono premiate perché al quindicesimo minuto è proprio il fantasista classe 93 Sosero a portare in vantaggio i Delfini grazie a un suo piatto destro, deviato però in rete in maniera evidente da un difensore siciliano. Il Licata non demorde, pur soffrendo la manovra agropolese, riesce a trovare il pareggio al 23esimo, al termine di una confusa mischia in area di rigore sbrogliata da Armenio, che conclude alle spalle di Capozzi. Dopo i sussulti iniziali la partita si fa più equilibrata e le occasioni da rete diminuiscono. Ci vuole un tiro di Caro Tenuto dai 30 metri al 43esimo che sorprende Valenti per sbloccare nuovamente il match. Si va dunque negli spogliatoi sul risultato di 2-1 per l'Agropoli. Alla ripresa delle ostilità accade di tutto. All'undicesimo il Licata sbaglia una buona occasione con Ricco Bono. Gol sbagliato, gol subito, la regola del calcio non fallisce. E così sul versante opposto è il neoentrato Margiotta a trovare la rete del vantaggio all'esordio. Il gol dell'attaccante agropolese però innesca la rabbia dei siciliani, secondo i quali il pallone non sarebbe entrato. A farne le spese sono il portiere Valenti e il difensore Montella, entrambi espulsi per proteste. Con Licata 9 l'Agropoli ha vita facile e trova il quarto gol con Caro Tenuto che si procura e segna un calcio di rigore. Le sorprese non sono finite perché i Delfini, rimasti in 10 per l'espulsione di Montano, subiscono al 39esimo il gol di Manfrei per il Licata e perdono un minuto dopo Calabui, anche lui mandato anzitempo negli spogliatoi per fallo da ultimo uomo. Gli ultimi 5 minuti sono un forcing licatese, ma i Delfini riescono a resistere fino al fischio finale quando esplode la gioia del Guariglia. Entrambe le squadre in settimana però avranno molto da lavorare. È una partita stranissima, io sono felice solo per il risultato, ma arrabbiatissimo per tutto quello che è successo, perché una squadra come la nostra vuole fare un campionato importante, non può fare suicidarsi in questo modo, perché effettivamente, a parte i gol che li abbiamo presi con troppa facilità, e questo è un enorme handicap che teniamo, perché squadra che vuole vincere non può prendere 3 gol in casa e soffrire tantissimo soprattutto in casa. Ma quello che proprio fa male è che noi, su una vittoria già fatta 4-2, noi in 11, loro in 9, invece di essere calmi, tranquilli, sereni, cercare di gestire la palla e fare forse anche il gol per la tranquillità, ci siamo invece innervositi noi, stranamente, cosa che io in tanti anni di calcio non l'ho mai vista. Devo rivedere un po' le cose, devo vedere un pochettino che cosa è che non ha funzionato oggi, e ritornare un pochettino a quello che era la mentalità quando siamo arrivati in ritiro. Pare che sia un po' persa.
E questo era il servizio con le emozioni e i gol di Agropoli Licata. Avete visto tantissime le emozioni per questa gara con l'Agropoli che esordiva sul proprio campo dopo 15 anni in Serie D e con i tifosi del Licata che hanno sì vissuto tante emozioni, ma che poi sono dovuti tornare in Sicilia con le pive nel sacco. Ma andiamo a vederci invece tutti i gol della Serie D con le azioni salienti della seconda giornata. Al Tupparello un Cosenza Corsaro riesce a strappare 3 punti alla Cireale, ancora fermo a quota 0 dopo 2 partite con mister Gardano contestato a fine gara. Rete della vittoria per i lupi della Sila di Manolo Mosciaro, direttamente su calcio di rigore concesso per fallo di Silvestri, espulso nell'occasione sull'estroso Arcidiacono. Paternò Vibonese termina 1-1 davanti ad un'ottima cornice di pubblico, quasi 1000 gli spettatori presenti. Vibonese in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo grazie a Cosenza che sul rigore batte Spezia per l'1-0 ospite. Il Paternò pareggia al minuto 69 con il solito Mastro Lilli che di testa su cross di Savonarola regala suoi il meritato pari. Non va oltre il pari il Ribera contro la Cavese nel debutto casalingo nel campionato di Serie D. Padroni di casa in vantaggio al minuto 32 con Pollina che batte il portiere campano sfruttando un passaggio filtrante. 3 minuti dopo pareggio della Cavese ad opera di De Rosa direttamente sul calcio di rigore. La CR Messina centra il terzo successo in altrettante gare ufficiali e dal Palatucci di Noto lancia il primo, chiaro, segnale al campionato alle rivali nella corsa promozione. Al 37esimo il Noto a passare in vantaggio con merito che servito da Sisalli trafigge Peloritani per l'1-0. Pareggio giallorosso al primo minuto di recupero del primo tempo grazie all'under Paracchi che mette a segno il primo centro stagionale. 1-2 definitivo nel finale di gara, ancora in pieno recupero col neo arrivato Costa Ferreira con un preciso sinistro. E ancora Sene a togliere le castagne dal fuoco della Gerbilson. Il bomber senegalese infatti sigla il gol del pareggio all'ultimo respiro contro il comprensorio Montalto. I calabresi passano in vantaggio sfruttando un errore della difesa vallese con Zangaro che al 60esimo beffa Spicuzza dopo una deviazione di Pascuccio. In piena zona Cesarini la Jebison pareggia, punizione di Manzillo che imbecca in aria Senè che prima controlla di petto e poi calcia spedendo alle spalle di De Luca. Sul neutro dell'Iotta Nissa e Ragusa si accontentano del pari, primo punto stagionale per gli Iblei. Ragusa in vantaggio al terzo del secondo tempo, lancia in profondità di Milazzo per Panatteri che trafigge l'ex Iacono con un diagonale da sinistra verso destra. Dopo circa 15 minuti la Nissa trova il pareggio, gran tiro dalla distanza di Bruno in controbalzo che si insacca alle spalle di un sorpreso Sferla. Questi i gol della seconda giornata con tante emozioni nei campi, tanti pareggi e alcune sconfitte anche pesanti, sconfitte casalinghe come quella della Cireale in casa contro il Cosenza o del Noto in casa contro il Messina. Dunque una Serie D che si accende subito con derby anche infuocate e con gare sicuramente di grande interesse. A proposito di derby e di gare di grande interesse, andiamo a vedere il prossimo turno con la terza giornata che vedrà in campo Jebilson contro Comprensorio Normanno, il derby tra il Licata Ribera, un inedito in Serie D con il Ribera che vuole assolutamente fare bella figura in terra agrigentina, e un Licata che al secondo appuntamento casalingo non può certamente mancare l'appuntamento con la vittoria. Messina Agropoli con una gara che è già uno scontro al vertice, nuova Cosenza Noto, Cavese Città di Messina, Ragusa Acireale, altro derby sul versante est della Sicilia, San Biase Comprensorio Montalto, Savoia Nissa e chiude il programma Vibonese Palazzolo.
Dalla Serie D alla calcio di promozione c'era un altro esordio che invece è stato bagnato con il successo, quella della Sant'Angelo Licata che al Calogero Saporito di fronte al pubblico amico ha avuto la meglio per 1-0 contro l'ACI San Filippo. Non è stata certamente una gara semplice per i ragazzi di mister Angelo Vedda, ma la Sant'Angelo Licata, lo staff, la dirigenza e i tifosi avevano bisogno del calcio giocato dopo le tantissime polemiche delle ultime settimane con la Sant'Angelo che aveva addirittura rischiato di non iscriversi per la volontà del presidente Licata di ritirare la squadra dopo il Harakiri che è stato, come dire, in qualche modo che ha visto protagonista in negativo l'amministrazione comunale, che ha avuto come protagonisti, se vogliamo, anche inconsapevoli fino a un certo punto, il Licata Calcio da una parte e la Sant'Angelo dall'altra parte. Ad ogni modo si doveva giocare al calcio sulla terra battuta del Calogero Saporito con un clima prettamente estivo e davanti a un buon numero di spettatori. La squadra di mister Vedda ha vinto 1-0 conquistando i primi 3 punti della propria storia in promozione. Andiamo a vedere anche qui i risultati della prima giornata del campionato di promozione. Augusta Santa Croce Camerina 3-1, Masca Lucia Aquila Caltagirone 1-3, con la vittoria dell'Aquila Caltagirone, il prossimo avversario della Sant'Angelo sul campo del Masca Lucia. Scordia San Pio X 0-0, Ellenica Real Niscemi 5-0, Real Ragusa Enzo Grasso 1-0, Sant'Angelo Licata ACI San Filippo, l'abbiamo detto, 1-0 sul campo del Calogero Saporito, Scicli Atletico Catania 1-2, Sporting Battiati, Rari Nantes 3-2. La classifica vede un filotto in testa di squadre con l'Ellenica, l'Aquila Caltagirone, l'Augusta, lo Sporting Battiati, l'Atletico Catania, il Real Ragusa e la Sant'Angelo Licata a quota 3 punti, d'un solo pareggio quello tra Scordia e San Pio X e quindi un punto a testa per le due squadre in classifica, e poi a 0 punti Rari Nantes, Scicli, ACI San Filippo, Enzo Grasso, Masca Lucia, Santa Croce, Real Niscemi. Una grande avventura quella che si appresta a giocare la Sant'Angelo Licata in un girone di promozione tutto catanese e ragusano, certamente un inedito, e con squadre che sono assolutamente, insomma, anche delle sorprese per l'entourage licatese, ma la Sant'Angelo Licata di contro può veramente essere la sorpresa del campionato e può togliersi tante tante soddisfazioni in questo difficile campionato di promozione. Andiamoci a vedere quindi il servizio di Sant'Angelo Licata ACI San Filippo, la rete di Bonvissuto nel primo tempo che ha permesso ai gialloblu di poter brindare i primi 3 punti in campionato. Ottimo risultato per il Sant'Angelo Licata che bagna con il successo lo storico esordio nel campionato di promozione, battuto per 1-0 un coriaceo ACI San Filippo Maidomo che ha venduto cara la pelle, andando più volte vicino al gol del pareggio nella seconda frazione di gioco. Gli uomini di mister Angelo Vedda portano a casa i 3 punti meritatamente grazie ad una rete del solito Fabio Bonvissuto che al 37esimo minuto ha spezzato l'equilibrio. Nella ripresa sterile reazione ospite con Aronica costretto a intervenire una sola volta su una conclusione di Papa. Soddisfatto al termine della gara ai nostri microfoni il tecnico licatese Vedda, rammaricato sul risultato invece il tecnico dei catanesi, ma contento di aver vissuto una sana giornata di sport nella cornice del Calogero Saporito. Parte quindi nel migliore dei modi la stagione della Sant'Angelo Licata che, dopo aver passato il turno di Coppa Italia ai danni del Real Niscemi, conquista la 3ª vittoria consecutiva e porta a casa i 3 punti in campionato, campionato che domenica prossima vedrà i licatesi in trasferta in casa dell'Aquila Caltagirone. Nel dopogara, chiaramente, anche in questo caso, come da copioni, umori contrapposti. Da una parte Angelo Vedda, raggiante, stanco e senza voce per la prima vittoria della propria squadra, dall'altra parte un tecnico, quello dell'ACI San Filippo, che ha perso anche le staffe alla fine della gara per una partita che i suoi si sono lasciati sfuggire, se vogliamo, anche abbastanza ingenuamente. Vediamo. Mister, alla fine della partita in trance agonistica ha perso un po' con la pazienza, però perché si è visto sfuggire un risultato che forse dal vostro punto di vista poteva essere diverso. Sì, ma non era con l'arbitro, assolutamente era con il mio giocatore che è riuscito a mangiarsi un gol sotto porta e ce l'avevo solo con lui, però l'arbitro ha visto così, però già abbiamo chiarito la cosa perché io vado per l'educazione sia nel calcio che nella vita, dunque non fa parte di me essere, io in 12 anni che alleno e difficilmente sono stato in tribuna, dunque non è nel mio caso, infatti abbiamo chiarito tutto e lui ha capito la cosa.
Chiaramente lei non è soddisfatto del risultato? Assolutamente no, anche se sono soddisfatto di come ha giocato la squadra, sono soddisfatto di come abbiamo reagito con loro, però certo non posso essere soddisfatto che fuori casa vado a divorarmi 3-4 palle gol nitide davanti al loro portiere, però ci sta nel calcio, il calcio è questo e si accetta il risultato. Dal suo punto di vista come giudica questo campionato di promozione? Ma guarda, è la prima volta che faccio questo girone, perché ho fatto sempre il girone C del Messinese, dunque per me è una nuova esperienza. Oggi ho visto un ambiente bello, pulito, sano, mentre nel Messinese ti dirò che ogni partita vedevo cose assurde e andare a vincere magari 5-0 fuori casa e non solo recriminare, magari minacciarti dopo una partita stravinta. Qua ho visto invece un ambiente pulito e sono molto soddisfatto di questo, perché noi faremo vedere ad San Filippo che ambiente troveranno gli avversari. Mister, gara tirata fino alla fine, per esordio con vittoria, questo era importante anche per spazzare, come dire, anche le polemiche di un'estate che per la Sant'Angelo è stata veramente rovente. Molto pesante, è stato un esordio molto positivo, credo che nel primo tempo abbiamo spesso un bel gioco, abbiamo tenuto molto il possesso di palla, i ragazzi hanno fatto tutto alla lettera, tutto quello che abbiamo fatto in settimana, era normale che nel secondo tempo loro si sbilanciavano un pochettino e noi ci mettevamo sotto sul piano diciamo atletico principalmente, perché noi dovevamo ringulare per forza, però la squadra ha risposto molto bene e sono molto ma molto soddisfatto su questo punto di vista. Era importante conquistare i tre punti, ma come soddisfatto e come giudica anche il gioco al di là del risultato? No, il gioco è molto positivo rispetto nel primo tempo, nel secondo tempo c'è da migliorare su alcuni posti del campo e siamo consapevoli. E ho detto sempre che il nostro molto il lavoro, noi da una settimana lavoriamo per migliorarci a prescindere dalle categorie, perché chi vuole migliorare deve sempre lavorare tanto di più rispetto agli altri. Manca qualcosa ancora a questa squadra? Io sinceramente non ho chiesto qualcosa alla società, è arrivato un attaccante, è arrivato Parinello che ci dà una mano a livello d'organico. Ho chiesto un'altra pedina, se mi danno la disponibilità ben venga, se no lavoriamo su questo. E finalmente calcio giocato dopo tante parole dette durante l'estate con una squadra che a un certo punto sembrava non dovesse neanche calcare i campi da gioco, invece siete qua, avete giocato, vinto e fatto divertire il pubblico. Volendo fare una battuta, siamo come l'Araba Fenice, rinasciamo sempre alle nostre ceneri. Anche quest'anno abbiamo fatto una squadra che ritengo possa ben vigorare nel campionato di promozione. Ovviamente non è quello di prima categoria, però abbiamo iniziato bene, speriamo che sia un buon viatico per tutto il campionato. Cosa avete chiesto al mister? Una tranquilla salvezza, poi a dicembre vedremo. E il mister vi ha chiesto qualcosa a voi? Di aspettare dicembre. Neppure il tempo di brindare al primo successo, che anche in casa Sant'Angelo Licata da domani si dovrà pensare al prossimo turno e alla prima trasferta stagionale. Ma andiamo a vedere il cartellone della seconda giornata del campionato di promozione: AC San Filippo, Scordia, Aquila Caltagirone, Sant'Angelo Licata, Atletico Catania, Augusta, Enzo Grasso, Masca Lucia, Rarinantes, Scicli, Real Niscemi, Sporting, Battiati, San Pio X, Ellenica, Santa Croce, Real Ragusa. E in attesa che comincino i campionati nelle varie discipline in cui sono impegnate le squadre licatesi, ci salutiamo con questo appuntamento di Extra Time, la rubrica settimanale che va online su Licata Sport e nella quale potete vedere anche in esclusiva immagini inedite sul campionato di Serie D e sugli impegni del Licata Calcio e della Sant'Angelo. È tutto, arrivederci alla prossima settimana.